Bella colorata, con tantissime funzioni, sembra fare davvero bene il suo lavoro. E allora, perché non comprarla? Beh, andiamo a scoprirlo insieme nella nostra recensione. Questa è la band, il tracker, tra l'altro bel design, questo cinturino che è preparato in silicone duro e abbiamo praticamente un design interessante perché possiamo andare a staccare quello che è il braccialetto per andare a ricaricare il nostro dispositivo. Lo inseriamo direttamente nella presa USB, in un'ora riusciamo a ricaricare la band e la batteria dura circa 8-9 giorni, diciamo possiamo fare anche 10 giorni se non usiamo il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco tutto il tempo, ma su questo ci torniamo dopo. Come abbiamo detto, questo è il corpo centrale, bello, un display a colori che possiamo andare a visualizzare abbastanza bene anche sotto la luce del sole. Purtroppo si spegne molto facilmente, non possiamo andare a regolare la quantità di tempo per cui si accende. C'è un pulsante touch qui sotto che possiamo utilizzare per comandare varie funzioni. Infatti, in prima funzione possiamo richiamare l'orario con il meteo, che non mi ha mai funzionato, la camminata, e in seconda funzione, ad esempio, possiamo andare a vedere quelle che sono le statistiche più complete, quindi camminata, chilometraggio, quantità stimata di calorie bruciate e quant'altro. Abbiamo anche, se torniamo indietro, il sensore per il battito cardiaco e abbiamo infine la possibilità di lanciare velocemente tre tipologie di allenamenti: camminata, abbiamo camminata, jogging e velo, dovrebbe essere la bicicletta. Ci sono però in realtà 14 funzioni di tracciamento per lo sport per questa band che possiamo vedere dall'app VeriFit Pro che vediamo dietro. Volevo far vedere però una cosa interessante. Infatti, se magari vi faccio vedere al polso. Se proviamo a mettere il battito cardiaco, come vedete già me l'ha riconosciuto subito, 75 battiti. Se proviamo a metterlo da sopra la maglia, continua a rilevarlo, la mia maglia ha un battito 70, 72, 73, quindi diciamo che è un po' inaffidabile e imprecisa anche rispetto alla Mi Band che comunque non mi fa impazzire. Infatti se andiamo qui la frequenza cardiaca, proviamo a misurarla, vediamo quali risultati ottengo. Qui dice 66, 70, vediamo la Mi Band che risultato ci dà, se ci dà risultato, perché almeno sul mio polso è molto imprecisa la Mi Band, a volte non prende neanche la frequenza. 82, quindi secondo me mi fido di più, conoscendo il mio fisico, della Mi Band. Non solo comunque inaffidabilità per quanto riguarda il sensore cardiaco che dovrebbe aiutare la misurazione anche del nostro sonno, ma anche per quanto riguarda i passi. Qui vedete 605, qui vedete sulla Mi Band 237, quindi praticamente sovrastima di molto, quasi il doppio in questo caso. Ma l'esempio più lampante l'ho avuto ieri. Faccio vedere, questa è l'app Mi Fit Pro, VeriFit Pro, scusate, e 4805 passi segnati dal tracker qui dell'applicazione, mentre sul Mi Fit ho fatto, se riusciamo a farlo, no, questo è della notte scorsa, 3056, quindi 3056 verso 4805. Io non capisco come fanno anche su Amazon a dire alcuni recensori top che questo tracker è affidabile come il Fitbit, se già la Mi Band sovrastima di un buon 10% rispetto ai tracker che sono molto più costosi. Quindi io veramente non so questi top recensori come le fanno queste recensioni. Comunque, noi ve lo facciamo notare, la Mi Band già sovrastima i passi rispetto a dei tracker più costosi, questa band sovrastima in una percentuale compresa tra il 50 e il 100% in più, quindi non so, merito anche probabilmente dell'algoritmo che viene utilizzato. E anche per quanto riguarda il monitoraggio del sonno, se vi faccio vedere, sono andato a letto molto tardi, 5 di mattina, 11 di mattina, 6 ore di sonno precise, esatte, calcolate bene, mentre invece se andiamo qui nell'app, andiamo nel giorno indietro,
mi segnala 8 ore e 42 minuti di sonno, totalmente sballato, anche perché mi segnala che sono andato a letto a mezzanotte e mi sono svegliato alle 8:41. Non è assolutamente vero. Quindi app imprecisa anche per quanto riguarda la rilevazione del sonno, probabilmente a causa del battito cardiaco che non viene rilevato bene. Comunque, per quanto riguarda poi il dispositivo, possiamo andare a vedere avviso di chiamata, quando ci arrivano le chiamate, possiamo avere un avviso di sedentarietà che ci dice, ricordo ogni tanto di muoverci, utile per chi sta spesso, ecco vedete si è attivato anche il rilevamento del battito che lo fa in maniera automatica, ogni tanto se lo attiviamo, sveglia intelligente perché vibra in maniera silenziosa, quindi ottimo per chi non riesce a svegliarsi la mattina, abbiamo la possibilità di scattare delle foto, semplicemente premendo il pulsante qui di scatto, però direttamente dall'app non è possibile utilizzare l'app proprietaria, bisogna utilizzare l'app Verifit Pro e scattare delle foto. Oltre a questo abbiamo la possibilità anche di avere il wrist sense, ovvero la possibilità di ruotare quella che è la band sul nostro polso ed avere il display che si illumina, molto utile e funziona molto meglio della Mi Band in questo caso, questo l'ho apprezzato tanto. Quello che però mi ha fatto piacere vedere, a parte la revisione meteo che come avete visto non funziona nonostante le abbia attivate con tutti i permessi, qui porta sempre 0 gradi, quindi il meteo non funziona almeno su quest'app, possiamo andare a settare la dimensione del passo con la camminata e la corsa, la nostra falcata. Sì, ovviamente conosciamo questi dati, non so assolutamente quanto è il mio passo, quindi non ho potuto regolarlo. Anche la zona di battito cardiaco, possiamo andare a modificare alcune piccole cose. In realtà non è un dispositivo male questo fitness tracker, comunque il display si legge bene sotto il sole, è bello a colori, ha tante possibilità, però secondo me è proprio il firmware, cioè il software che c'è addosso, che lo penalizza davvero tanto, perché contapassi impreciso, non sono sportivo, ma comunque come già rilevazione della camminata sovrastima troppo tanto, la rilevazione del battito è troppo veloce, troppo imprecisa anche rispetto a uno strumento impreciso come la Mi Band 3, quindi in generale torna utile soltanto come sveglia intelligente, come possibilità di avere comunque una stima così alla buona, oppure possiamo utilizzarlo per avere sempre notifiche a portata di mano. Infatti qui possiamo abilitare le notifiche per il calendario, l'email, SMS, Facebook, UQ, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, quindi sono la maggior parte comunque delle app social. Possiamo avere i messaggi direttamente dalla band, ma ovviamente non possiamo rispondere dalla stessa. Bene, siamo arrivati quindi alle conclusioni, noi abbiamo già detto quali sono i pregi e i difetti di questa band, la trovate su Amazon tra i 25 e 30 euro, di meno sui siti cinesi ovviamente, noi mettiamo il link qui sotto per l'acquisto se siete interessati, un prodotto che può davvero interessare se lo trovate in offerta super scontato, perché a quel prezzo da Amazon prendete la Mi Band 3 che anche se non ha un display a colori funziona molto meglio, è più affidabile, ha un'app migliore e sicuramente più affidabile per quanto riguarda tutti i rilevamenti sia per la camminata che il battito cardiaco. Io sono Giuseppe Spera per Chimera Revo e vi diamo appuntamento alla prossima recensione. Ciao!